Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicocco di venerdì 9 febbraio 2024. Uno dei sintomi del male della nostra vita è proprio l'isolamento, soprattutto l'isolamento della realtà e degli altri. Ci si rinchiude dentro la nostra testa, i nostri ragionamenti, le nostre autopsie cerebrali e si confonde la realtà con ciò che invece è solo dentro la nostra testa. La cosa peggiore, poi, è quando non riusciamo nemmeno più a chiedere aiuto, a farci aiutare per venire fuori da questo isolamento. Il Vangelo di oggi parla esattamente di questo. La storia di questo sordomuto non è semplicemente la guarigione fisica di un uomo, ma bensì il segno racchiuso proprio di esso. Gesù riapre i sensi, riapre cioè le vie di comunicazione con la realtà, ci fa tornare con i piedi per terra, ridà valore alle cose che esistono e non alle nostre elucubrazioni mentali che sono la prima benzina delle nostre depressioni. Oggi Gesù pronuncia Efatà, cioè apriti, su tutte le nostre chiusure e isolamenti e lo fa con una fisicità estrema dicendo «E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse Efatà, cioè apriti. Dita, saliva, lingua, toccare, sono cose di una concretezza estrema. È il contatto concreto della vita l'occasione che molto spesso il Signore ci dà per guarire. Non i ragionamenti, ma il lasciarsi toccare concretamente nelle cose. È lì che troviamo anche guarigione. Non basta riordinare le idee a volte, abbiamo bisogno dell'incontro, scontro con la concretezza della realtà. Buona giornata e che Dio sia con tutti voi.